Non davanti. Al liceo. Presidente, mi scusi Presidente. Scusi, Piano. Buongiorno Presidente, mi scusi. Buongiorno a lei. Cioè, ritornare nel luogo di studi, nel liceo, fa sempre un certo effetto, no? Ritorno a scuola oggi. 36 anni fa che cosa succedeva rispetto ad oggi, Presidente? E non mi faccio fare i conti. No? Ho studiato tanto, ovviamente ho costruito un percorso e se oggi sono quello che sono è anche perché per effetto degli studi. Si sente a casa? Dei sacrifici a scuola. E mi sento a casa, adesso poi ve lo dirò meglio alla fine dell'incontro. Presidente, il CIS capitanata. Salvini ha detto che non ha più la sua fiducia. Piano. Ma guardi, non alimentate polemiche sterili. Mi sembra che invece stiamo lavorando, siamo tutti concentrati a lavorare, siamo tutti determinati a portare avanti questa esperienza di governo, quindi non raccogliete false notizie, false dichiarazioni. Si andrà ad una conta in Consiglio dei Ministri, Presidente? Ma nessuna conta, non credo proprio. E comunque il caso Siri non è il caso all'ordine del giorno. Il caso Siri è stato il caso, voi non siete aggiornati, il caso Siri è stato il caso all'ordine del giorno di venerdì. Ci ritornerà ora al prossimo Consiglio dei Ministri. All'ordine del giorno adesso c'è altro. Ieri sono stato una giornata di lavoro a Palazzo Chigi, sono stato agli Stati Generali a Firenze, ho parlato con Assisi a telefono, un lungo colloquio. Come sapete c'è una rogatoria da perorare, oltre che un aggiornamento sulla situazione libica. Oggi si parla di scuola, nel pomeriggio di sistema bancario, c'è tanto da fare. Contratto di sviluppo di capitanata si chiuderà nei prossimi giorni? Ci stiamo lavorando assolutamente, abbiamo avuto già due incontri, oltre quelli già preliminari che abbiamo avuto qui sul territorio, abbiamo avuto due incontri a Palazzo Chigi, ce ne sarà un terzo, stiamo esaminando tutte le proposte. Quanti soldi ci sono? E lo saprete alla fine. La tenuta del governo, Presidente? L'ho già risposto, stiamo lavorando. Noi siamo qui per lavorare per i cittadini, quindi è chiaro che abbiamo un programma di lavoro che ci impegnerà per tutta la legislatura. Grazie Presidente. Grazie. Possiamo andare a montare, signori, grazie. Grazie.